Amici radioascoltatori, un cordiale saluto vi giunge dallo stadio Dino Manuzzi di Cesena, da dove vi parlano Giuseppe Bisantis e Rita Lucido, grazie all'assistenza tecnica di Fabio Giorgetti. Con la Serie A ferma per gli impegni delle nazionali, il proscenio va alla Serie B e dunque gli spazi solitamente dedicati alla Serie A vengono occupati dalla seconda serie. Alle 18 è andato in scena il primo anticipo allo stadio Arechi di Salerno. Salernitana e Ascoli hanno pareggiato 0-0, partita comunque emozionante, con anche un calcio di rigore fallito dall'Ascoli. Squadre di seconda metà di classifica, così come squadre di seconda metà di classifica, saranno le protagoniste del secondo anticipo qui alla Manuzzi. Il Cesena, ultima in classifica, che in settimana ha cambiato allenatore via Andrea Camplone, richiamato, si potrebbe dire a furor di popolo, Fabrizio Castori, che è già stato a Cesena più riprese, anche se l'ultima 9 anni fa, curva mare alla nostra destra, il tifo caldo del Cesena, enorme striscione, bentornato mister, e adesso tutti i fotografi sono accanto alla panchina del Cesena per immortalare le emozioni di Fabrizio Castori, che l'anno scorso ha fallito la promozione in A con il suo Carpi proprio nella finalissima playoff con il Benevento. Dall'altra parte lo Spezia, che è vero che si trova attualmente nella seconda metà della classifica, ma una classifica cortissima. Con un successo lo Spezia stasera andrebbe a dormire al secondo posto in classifica, in attesa ovviamente delle partite di domani. Le squadre sono entrate in campo, sono stati anche esauriti convenevoli a centrocampo, e diciamo che a Cesena è una serata piacevole con temperatura sui 18 gradi, qualche vuoto sugli spalti, anche se la curva mare si è riempita una novantina, diciamo, i sostenitori arrivati dalla Spezia. Squadre con la divisa praticamente uguale, il maglia bianca, i calzoncini neri e i calzettoni bianchi. Dunque lo Spezia, che gioca in trasferta, indosserà un completo da trasferta amaranto con numeri in bianco, mentre la Cesena mantiene la sua divisa bianca con numeri in nero, calzoncini neri e calzettoni bianchi. Calcio d'angolo, porta alla nostra destra, bandierina di sinistra, due uomini dello Spezia alla battuta, palla che spiove in aria, vanno tutti a vuoto, fa allontanare Fazzi, poi perfeziona proprio la Ribi il disimpegno, ma c'è a Campora che sbaglia tutto, regala palla a Giallo, può partire il contropiede del Cesena, c'è fallo ma l'arbitro lascia proseguire per la norma del vantaggio. Dal Monte, palla che arriva in area di rigore, conclusione del molto bravo in scivolata, ancora però Cesena, area di rigore, è stato molto bravo addirittura Maggiore ad andare in scivolata e a fermare un'incursione di Kupis del Cesena dopo un'azione velocissima di Dal Monte. C'era fallo su Giallo ma l'arbitro bene ha fatto a lasciar proseguire. Adesso questo è il primo angolo per il Cesena, 2 ne ha battuti lo Spezia, 31 minuti, 0-0, bandierina di destra, veloce questo a contropiede del Cesena. Adesso sono 4 le maglie bianche del Cesena nel cuore dell'area di rigore dello Spezia, tutto lo Spezia con l'eccezione di Marilunga, protezione provvista di metri, esce male, c'è il gol del Cesena con Schiavone che prende il pallone al volo, uscita non diciamo scriteriata ma quasi di Bassi, raccoglie Schiavone che ha messo il pallone in porta per la fiammata del Cesena. 31esimo minuto, Cesena 1, Spezia 0. E il Dino Manuzzi è letteralmente esploso già nella doppia occasione precedente, tutti in piedi, tutti ad applaudire. Naturalmente la squadra sta vivendo un momento di difficoltà, infatti abbiamo visto anche il grandissimo abbraccio dei giocatori, un festeggiamento che fa capire quanto questo vantaggio in questo momento sia qualcosa di più di calcistico, sia qualcosa di morale per fare ripartire la squadra. Fabio Gallo invece impietrito, mani in tasca, incredulo. E beh, perché bravo Schiavone a crederci, però l'uscita di Bassi, parliamo di un portiere classe 85 che ha avuto anche esperienza in A con Empoli e Torino, insomma è vero che l'area era piena di persone, però un'uscita così è molto molto avventata, perché ha sì colpito col pugno ma quasi col palmo della mano, e ha rimesso un pallone in zona tiro invece di allontanarlo, e Schiavone ci ha provato, palla che ha bucato la difesa dello Spezia, si è infilata a porta vuota. Gol dunque di Schiavone, 94esimo minuto e 1-0 per il Cesena sullo Spezia. Spezia tutto in avanti a sfruttare questa occasione, Soleri spizza di testa, colpo di testa di Rigione, allontana Cesena, giallo
non si era fatto nulla perché salta come un grillo e quindi va a recuperare questo pallone, quindi tutto tempo perso. Ecco, io qua interverrei con i cartellini, perché questo è un po' antisportivo, fermare il gioco in determinati momenti simulando un intervento falloso oppure un infortunio. Qui giallo neanche va sul pallone di Laribi perché era in fuori gioco. E allora il 95esimo sta per scoccare, credo che l'arbitro almeno un minuto in più lo farà disputare per l'infortunio a Jallov e per quell'altro a Esposito nel cuore dell'area di rigore del Cesena, infortunio presunti tali. Ancora un colpo di testa, ancora Cascione, forse spinto da terzi, eccolo Jallov che mette il pallone a terra, questa volta intelligentissimo a mettere palla per Vita sulla destra, quindi Cesena che può addirittura chiudere in attacco. Il 95esimo è finito, Vita va verso il fondo, riesce a sgusciare via, poi c'è la chiusura, forse un fallo di Vita. Scivola un giocatore dello Spezia e regala un calcio d'angolo al Cesena che addirittura si avvicina nel conto dei corner, 6-5, può chiudere in avanti. Castori dice ai suoi: non andate tutti sotto, non rischiamo di prendere contropiede proprio su un angolo in nostro favore che non verrà battuto, perché l'arbitro dopo 40 secondi aggiuntivi di recupero decide che la partita finisce qui. Cesena 1, Spezia 0, il commento di Rita Lucido. Decisivo un corner, decisivo un gol al 31esimo del primo tempo, ma questo Cesena, dobbiamo dirlo, ha meritato la vittoria. Nel secondo tempo l'ha pienamente legittimata con delle occasioni non sfruttate, in particolare da parte di Giallo, per degli errori della difesa dello Spezia. Spezia che in fase di impostazione questa sera è mancato, si è sentita particolarmente la mancanza di un perno geometrico come Pessina a centrocampo, Granocce confusionario, Gilardino deve ancora entrare nei meccanismi, Marilungo non si è quasi visto, tutto a favore del Cesena, possiamo dirlo alla fine di questi 95 minuti, anche sicuramente il suo pubblico che non ha mai smesso di esortare. E gran sospiro di sollievo, adesso è contento Fabrizio Castori che abbiamo visto scambiare qualche parola più rilassata con il quarto uomo Chiffi, i due si sono boicati durante la partita, esulta la curva mare, esultano i giocatori sotto la curva mare, quelli dello Spezia vanno a ringraziare i circa 100 sostenitori arrivati dalla Liguria che hanno assistito però a una prestazione non proprio esaltante della loro formazione, che con questa sconfitta rimane a quota 10, mentre il Cesena momentaneamente lascia l'ultimo posto alla Pro Vercelli, domani impegnata nel difficile campo di Perugia. Pro Vercelli a 5, il Cesena a 7 aggancia Foggia e Novara e lascia dietro, oltre alla Pro Vercelli, anche la Ternana a quota 6. Bene amici radioascoltatori, a me non rimane che ringraziare Rita Lucido per i suoi interventi, Fabio Giorgetti per l'assistenza tecnica, tutti voi che ci avete seguito, ricordate il risultato finale del secondo anticipo dell'ottava giornata di andata del campionato di Serie B allo stadio Dino Manuzzi di Cesena. Il Cesena ha battuto lo Spezia per 1-0 grazie a un gol di Schiavone al 31esimo minuto del primo tempo. Giuseppe Bisantis da Cesena augura a tutti un buon proseguimento di serata.